Vorrei fare soltanto una premessa su cos'è l'usucapione. Lo sappiamo tutti, è un modo di acquisto della proprietà che si ha con il decorso di 20 anni, fondamentalmente per quanto riguarda i beni immobili. Il problema che è stato riscontrato nella giurisprudenza è appunto dove vi sono appunto interventi sia in senso favorevole che in senso sfavorevole, si lega appunto alla natura che deve avere necessariamente di sentenza secondo alcuni, mentre secondo altri può essere un negozio di accertamento l'atto con il quale si acquista la proprietà per usucapione. La tesi che anche in giurisprudenza è prevalente è che appunto l'acquisto della proprietà per usucapione avviene ipso iure, quindi non è necessaria una sentenza di accertamento che sia preventiva rispetto alla possibilità per la persona, per l'acquirente a titolo di usucapione di cedere in via negoziale eventualmente il diritto di proprietà. Ci sono delle sentenze che sono state sollecitate appunto da avvocati, da notai, chiedo scusa, in quanto qualche notaio si era rifiutato di ricevere l'atto che aveva come titolo di provenienza l'acquisto della proprietà per usucapione, la questione è finita in Cassazione e la Cassazione ha detto che è possibile disporre del diritto di proprietà acquistato per usucapione, nonostante non vi sia una sentenza di accertamento. Un'altra questione che è rilevante è appunto sulla tassatività delle ipotesi di trascrizione degli atti in conservatoria. In particolare vi sono le sentenze che ritengono necessaria la sentenza di accertamento preventiva rispetto alla possibilità di disporre del diritto, vi è la sentenza della Cassazione 9884 del 96, dove viene detto che l'accertamento del diritto deve essere accertato e dichiarato nei modi di legge. C'è un riferimento all'articolo 1651 dove si dice che l'usucapione e che si devono trascrivere le sentenze con le quali viene acquistata la proprietà per usucapione. E il terzo elemento è quello che avevo anticipato della tassatività degli atti soggettabili a trascrizione. La dottrina che nega l'ammissibilità del negozio di accertamento fa riferimento al fatto che il negozio di accertamento non modifichi una situazione preesistente. Poi si dice che spetta soltanto al giudice il compito di dichiarare l'esistenza del diritto e di risolvere i conflitti fra privati, ma su questo voglio dire, ci sono sufficienti argomentazioni per dire che gli strumenti di risoluzione alternativa della controversia sono comunque l'esempio plateale. Vi è un primo decreto del Tribunale di Roma che è datato 6 luglio 2011, con il quale si conclude appunto per l'impossibilità di trascrivere il verbale di mediazione avente ad oggetto l'usucapione. È un decreto che è sollecitato appunto dal rifiuto del conservatore dei registri immobiliari di Roma alla trascrizione. Vi è poi un'ordinanza del 20 dicembre 2011 del Tribunale di Varese, con la quale viene detto che il verbale di conciliazione non si surroga alla sentenza che si figura come indefettibile. Un ultimo intervento che è del 24 febbraio 2012 del Tribunale di Catania, dove il Tribunale appunto afferma che la trascrivibilità del verbale di accordo amichevole contenente l'accertamento dell'intervenuta usucapione non può nemmeno ammettersi per il tramite dell'articolo 2151, dal momento che la norma prevede la trascrizione solo per la sentenza accertativa dell'usucapione. Andiamo a vedere un altro provvedimento che è sempre un decreto del Tribunale di Roma, 8 febbraio 2012, che invece ha inciso sulla disponibilità del diritto. Non si fa riferimento alla disciplina della trascrizione come in tutti gli altri provvedimenti giurisprudenziali, ma si fa riferimento alla non disponibilità del diritto, per cui si dice già in radice che l'usucapione non è un diritto disponibile, per cui non può essere soggettato a mediazione. Questo farebbe venir meno, secondo questa ricostruzione, proprio l'obbligatorietà di attivare il procedimento di mediazione nell'ipotesi di usucapione.
vado velocemente alla giurisprudenza che è favorevole invece alla possibilità di trascrivere il verbale di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione via l'ordinanza del 30 dicembre 2011 del Tribunale di Palermo, sezione di Bagheria, che non è in realtà, ha detto soltanto incidentalmente che è possibile una risoluzione stragiudiziale della lite. L'ordinanza invece del 2 febbraio 2012 del Tribunale di Como si è invece occupata della possibilità di trascrivere l'accordo, dove si dice si fa una differenza tra l'acquisto a titolo originario e l'acquisto a titolo derivativo. Si dice che è vero che l'usucapione ha un acquisto a titolo originario, ma quando il titolo di provenienza è negoziale è equiparabile ad un titolo derivativo, quindi a un titolo negoziale, come quale potrebbe essere per esempio la transazione. Un ultimo decreto che prenderei come spunto perché bilancia gli interessi in gioco è il decreto 17 febbraio 2012 del Tribunale di Lamezia Terme, dove si dice che in linea di principio è possibile, ma il giudice, il presidente del Tribunale, nel momento in cui omologa il verbale di mediazione, deve deliberare sulla corretta instaurazione del contraddittorio tra i soggetti giuridicamente interessati. Quindi sarebbe un ottimo, dal mio punto di vista, un ottimo provvedimento, nel senso che contempera sia l'interesse di chi dice può essere utilizzato strumentalmente il verbale di mediazione per scegliersi il contraddittore, e questo mi sembra superabile in maniera abbastanza evidente, giacché nessuno si sceglie il contraddittore, ma comunque gli unici soggetti legittimati a stare in mediazione sono i proprietari che risultano dai registri immobiliari. Perché? Perché non esiste chiaramente un elenco tassativo degli atti trascrivibili, lo ha detto la Corte Costituzionale nel 2009 con la sentenza 318, dove testualmente dice che è superato il principio del carattere tassativo dell'elenco degli atti soggettabili a trascrizione. Grazie. Ringrazio il collega per l'intervento, che è stata un po' una fotografia sul dibattito giurisprudenziale e al contempo ha dato delle chiavi di lettura almeno in parte risolutive. E da questa angolazione prospettica, ad ogni modo, comunque la normativa, laddove parla di diritti reali, dovrebbe, come avevamo già detto questa mattina, essere un po' migliorata, un po' dettagliata, perché potrebbe anche non essere proprio obbligatorio passare dal filtro della mediazione per le cause aventi per oggetto l'usucapione, proprio alla luce del rilievo che a rigore è un modo di acquisto di un diritto reale e non ha per oggetto il diritto reale stesso. Ad ogni modo, come già anticipato, esprimo parere favorevole. Grazie. Professor Viola, professor Taverna. Proprio dire come la penso? Mi sembra che non sia mancato. Allora, secondo me, quando la mediazione si occupa di diritti, di costituzione di diritti o di accertamento di diritti, rischia moltissimo l'abuso del diritto. Per fare una causa di usucapione, fare il trasferimento di un immobile attraverso l'usucapione, ci vuole molto poco, quindi utilizzare in chiave abusiva lo strumento della mediazione, specie quando la mediazione va a occuparsi di diritto, è un grosso rischio. Quindi da questo punto di vista, personalmente, più ovviamente si estende la mediazione, più sono contento, soltanto che secondo me la mediazione, ripeto, non c'entra niente con il riconoscimento dei diritti. Grazie, avvocato Tocci. Io esprimo parere ampiamente favorevole, intanto per la puntualità e la dovizia di argomentazioni che il collega Falcone ci ha regalato in questo intervento rapido ed esaustivo. Occorre parlare di un problema che è quello del rapporto tra la mediazione e l'usucapione. Io polemicamente dico una cosa, cioè probabilmente i giudici che si sono pronunciati per la non trascrivibilità del verbale di mediazione, che appunto stabilisce con cui le parti abbiano meglio dato corso al trasferimento del diritto di proprietà attraverso l'usucapione, hanno operato una supplenza del legislatore, perché se il legislatore indica quella materia come una materia mediabile, il giudice, volente o nolente, a cagione del carattere dell'esteriorità della norma, deve applicarla. Non può, quantunque
apprezzabili possono essere le proprie opinioni, metterle a base di una sentenza che è sicuramente l'espressione di una volontà formale dello Stato. Quindi, alla luce di queste considerazioni, ribadisco il mio parere ampiamente favorevole. Grazie, avvocato Tocci. Dottoressa Egene Giunfrido. Allora, il mio giudizio è favorevole, anche se c'è da dire che quando si tratta di diritti, dell'acquisto di diritti reali, come ha detto il professor Taverna, come ha detto il professor Viola, bisogna stare attenti, perché il mezzo della mediazione deve essere un mezzo che non lasci spazio a fraintendimenti o a giramenti di ostacoli. Se posso, volevo fare una piccola considerazione sull'intervento precedente del dottor Mascena sui finanziamenti. Io non l'ho seguito, però sulle risorse finanziarie da reperire. Credo che l'autofinanziamento possa esserci in un settore come questo, ma credo che sia fondamentale che lo Stato anche si addossi una certa cerchia di spese, perché comunque non c'è progetto che possa andare avanti se non è comunque anche finanziato in maniera adeguata a livello statale.